Il processo è appena cominciato, ma il verdetto di condanna è già stato emesso nei confronti di Jimmy Lai. È il principale pianificatore e partecipante degli incidenti anticinesi e destabilizzanti di Hong Kong. È un agente e una pedina delle forze anticinesi, nonché il manipolatore dietro le quinte dei disordini di Hong Kong che hanno sconvolto la prosperità e la stabilità. Indispettito dalle richieste di rilascio provenienti da Stati Uniti, Gran Bretagna e Europa, il portavoce del Ministero degli Esteri cinese ha marchiato così l'editore attivista di 75 anni, gli ultimi tre in carcere, e adesso lo spettro dell'ergastolo con l'accusa di collusione con le forze straniere e diffusione di idee sovversive tramite l'Apple Daily, l'ultimo quotidiano indipendente della città, chiuso dal governo 2 anni fa. I giudici del processo li ha scelti il governatore di Hong Kong, John Lee, un fedelissimo di Xi Jinping. Lai non ha potuto scegliere l'avvocato. Sono entrambi effetti della legge sulla sicurezza nazionale approvata 3 anni fa, pietra tombale su quel che stava dell'eccezionalità di Hong Kong dentro il sistema cinese. Lai è cattolico e un mese fa 10 vescovi da tutto il mondo hanno firmato un appello per la sua liberazione. Non interferite negli affari interni, la reazione di Pechino, che su Hong Kong, come su Taiwan, non sente ragioni.